Tre arresti, un obbligo di dimora e 26 avvisi di garanzia. Sono i numeri dell'operazione Mosaico 2, eseguita ieri all'alba dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, tra Favara, Canicattì e Agrigento. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dalla Procura e ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Gerlando Russotto, 32 anni di Favara, Stefano Di Maria, 30 anni di Favara, Luigi Deriu, 37 anni di Favara. Il primo è noto perché già coinvolto e condannato in primo grado a 6 anni di reclusione, proprio nel processo scaturito dall'inchiesta Mosaico. Così come Di Maria era stato arrestato e assolto poi in maniera definitiva nella maxi operazione antimafia Montagna. 26 sono in tutto gli indagati. Obbligo di dimora invece per Antonino Sortino. L'indagine cristallizzata tra il 2018 e il 2021 ipotizza un traffico di sostanze stupefacenti e di armi, principalmente a Favara, e rappresenta la naturale prosecuzione dell'ormai nota inchiesta Mosaico che fece luce su una lunga scia di sangue tra la Sicilia e il Belgio. L'attività degli agenti della squadra mobile ha portato alla luce un altro segmento investigativo, grazie a pedinamenti e intercettazioni disposte proprio nell'ambito dell'operazione Mosaico. Tra loro volti noti e conosciuti alle forze dell'ordine, come Alessandro Puntorno, già indagato in varie operazioni antidroga e arrestato nel 2011 al porto di Genova con 1 chilo di cocaina, e ancora Ignazio Sicilia, coinvolto in passato nell'operazione antimafia San Calogero, e anche Filippo Russotto e Vincenzo Lattuca, rispettivamente ex fidanzato e fratello di Jessica, la ragazza scomparsa misteriosamente da Favara nell'estate 2018. Scrive il GIP nel suo provvedimento. Il presente procedimento è conseguenza diretta di una più ampia attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, direzione distrettuale antimafia, avente ad oggetto alcuni omicidi ed altre condotte delittuose, tra cui il traffico internazionale di sostanze stupefacenti dal Belgio a Favara, condotte estorsive poste in essere nei confronti degli acquirenti della sostanza stupefacente, resisi inadempienti al pagamento del relativo prezzo, condotte di acquisto per la successiva commercializzazione di sostanza stupefacente nella provincia di Agrigento, detenzione di armi commesse tra l'Italia e il Regno del Belgio, indagini avviate a seguito di un omicidio e un tentato omicidio commessi proprio a Liegi in data 14 settembre 2016 nei confronti di due cittadini italiani, Mario Jakelic e Maurizio Di Stefano, originari entrambi dell'Agrigentino. Le indagini preliminari, coordinate a livello internazionale, hanno consentito di ricostruire l'evoluzione e le condotte di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti e altri reati tipici della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, seppure con alcune peculiarità territoriali. Le indagini si sono concretizzate soprattutto nella predisposizione di attività tecnica di intercettazione che, oltre a fornire riscontri in merito agli omicidi e tentati omicidi contestati, ha permesso di accertare l'esistenza di un possibile traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia a livello internazionale che soprattutto locale. Sotto quest'ultimo profilo si è accertata l'esistenza di una illecita attività nel campo degli stupefacenti grazie al contenuto inequivocabile delle numerose conversazioni telefoniche.